sindaco un'equazione di primo grado, però non matematica, la facciamo letteraria. Che sura matematica? Non ce la facciamo. Allora, il comune di Napoli sta al PAN come mostra rock sta a Pino Daniele. Sì, è così. Ma adesso si contamina anche, perché mostra rock accompagna da tempo l'esperienza dell'amministrazione comunale, lavoriamo insieme su tante cose, qui ormai è una realtà consolidata, che tra l'altro in questi giorni mette insieme Pino Daniele con i Pink Floyd, quindi mostra rock anche questo, giù entrando con Live at Pompei e salendo sopra verso il PAN si trova Pino Daniele con la sua storia e anche l'incontro con Massimo Troisi, quindi qui veramente c'è tutto, c'è tanto ed è molto bello. Una curiosità, ma il Lazzaro è realmente felice? Secondo me sì, ma poi la felicità è uno stato interiore, non è dato sempre solo dal benessere materiale, ma da quello spirituale. Estate a Napoli, scatta fra poco il meccanismo, un'altra pietra miliare per il comune di Napoli, ci può anticipare qualcosa? Ma è un'estate a Napoli con non tanti soldi, ma con tanta professionalità, competenza e qualità. Ci sono tantissime iniziative, già in questo giugno giovani, ma anche l'estate, perché l'estate tanti napoletani restano a Napoli, alcuni per scelta, alcuni per lavoro, altri perché non si possono permettere la vacanza, e poi soprattutto la cosa che vorrei ricordare, Napoli è attraversata finalmente da tantissimi turisti. Quindi Napoli deve essere una città vissuta 365 giorni all'anno, ma soprattutto quello a cui teniamo è che le iniziative culturali, musicali, spettacoli ci siano in tutti i quartieri della città. Quindi cercare di non concentrare solo su una parte, ma diffondere la cultura in tutti i quartieri della città. Possiamo considerare quindi Napoli rock e non lenta? No, Napoli rock. Napoli si può dire tutto, c'ha sofferenze, c'ha problemi, però Napoli è una città dinamica, è una città rock, è una città piena di creatività. Io dico sempre dobbiamo trasformare una brutta parola in una bella parola. In questi anni ci hanno messo addosso il marchio di terra dei fuochi, noi dobbiamo essere la terra del fuoco della passione, dell'amore, della creatività, della gioia, dell'esplosione che c'è in ogni napoletano. Questo deve essere il nostro brand per il futuro e poi credo che sia una città attraente soprattutto per i giovani, perché si può venire a Napoli spendendo poco, a Napoli si trovano complessità, contraddizioni, anche problemi, però tutto si può dire tranne che sia una città spenta e la musica poi la rende ancora più vivace. Grazie al nostro sindaco e al sindaco di tutti. Grazie.